Giacomo Pascale, si torna in piazza per dire no alle ruspe anche di Isola e una sua folta e autorevole delegazione presente a Roma. Ma più che in piazza, oggi si è avuto una importante riunione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affrontare tecnicamente l'argomento. Appare evidente che nell'affrontarlo tecnicamente c'è l'interesse della politica a valutare eventuali soluzioni. Quali sono state le risultanze degli incontri che avete ottenuto anche nei palazzi istituzionali? Ma le risultanze al momento non ci sono. Noi abbiamo proposto delle soluzioni importanti sul piano tecnico, condivise io credo perché ritenute di buon senso e fattibili. Poi è chiaro che serve la politica, che deve assumere, diciamo, atti che vanno in questa direzione e quindi operare scelte per affrontare un problema annoso, per affrontare un problema che, come tutti sanno, è anche, diciamo, molto grande dal punto di vista sociale. In buona sostanza noi abbiamo proposto, o abbiamo richiesto immediatamente un blocca ruspe. Noi vogliamo una norma che praticamente fermi al momento questa roulette russa e nello stesso tempo, una volta bloccato, c'è il tempo per discutere sulla norma da avere anche dal punto di vista legislativo. Penso per esempio all'articolo 25 della legge 130 che contempla per esempio il terzo condono, ma solo per gli immobili ammalorati dal sisma. Si potrebbe, come riferimento normativo, lavorare su questo, ma voglio dire, sono ipotesi che dovrà valutare la politica. Oggi abbiamo registrato con favore questa convocazione, abbiamo registrato con favore l'interesse da parte dei tecnici, da parte del direttore generale del Ministero, che ha ricevuto le istanze dell'isola di Ischia e dell'intera regione Campania. Le voglio fare una domanda che potrebbe apparire banale, ma non lo è. A suo avviso, il governo centrale ha compreso la differenza tra l'abuso speculativo e quello di necessità? Perché spesso la percezione dall'esterno è che, insomma, chi muove le fila non capisca nemmeno questa differenza, che poi è tutt'altro che formale ma sostanziale. Eh beh, certo, anche perché ci sono due aspetti. Non c'è una norma che differenzia la tipologia d'abuso. Secondo aspetto, sul lato pratico, è che vanno a terra solo immobili, come si dice, dei poveri cristi. Non si colpisce la speculazione, non sta andando a terra chi ha devastato coste e colline. Si continua a demolire abitazioni di necessità, quasi sempre prima casa. C'è giurisprudenza consolidata, c'è anche, diciamo, norma europea che non condivide questa impostazione. Però attualmente manca la legge. Questa è un'altra questione che è stata dibattuta, provare a distinguere l'abuso di necessità dall'abuso speculativo. Però ad oggi non c'è la norma che contempla tutto questo. Le resa continuano ad arrivare. Io ho evidenziato anche il paradosso. Noi siamo in attesa di lavorare e di applicare un piano di delocalizzazioni per i nostri terremotati, per i nostri alluvionati, per quando il commissario Legnini sta facendo sull'isola, e chiaramente si sta lavorando per provare ad andare nella direzione di consumo di suolo zero, cioè col recupero del patrimonio edilizio dismesso, e nello stesso tempo, mentre si aspettano enormi risorse per fare questo, arrivano le ruspe e demoliscono immobili abitati, prima casa, che non sono né, diciamo, colpiti dal terremoto né dal sisma. E questa è un'anomalia che vive anche con molta preoccupazione l'isola di Capri, che oggi era a Roma insieme a noi. Voglio fare un'ultima osservazione, davvero un telegramma. È ipotizzabile, insomma, che oggi la politica una legge non la faccia, magari per non mettersi di traverso rispetto alla magistratura? No, noi invece abbiamo riposto grosse aspettative e speranze in questo governo, fosse solo perché è un governo politico. Questo è un problema che era, è e resta un problema politico. Oggi, se la politica lo vuole affrontare senza demagogia, senza tenere la testa sotto la sabbia, deve comprendere che in Campania ad oggi abbiamo 200.000 ordini giudiziari di demolizione. È un problema enorme,
è un problema, diciamo, di dimensioni sociali senza precedenti, e un governo politico, secondo me, ha il dovere morale, oltre che politico, di valutare una opzione possibile che dia risposta a questi poveri cristi, perché oggi la verità è che gli immobili continuano a perderli solo i poveri cristi, e nulla si fa per colpire le vere speculazioni che hanno devastato, diciamo, coste, colline, che hanno inquinato e che hanno praticamente deturpato il nostro patrimonio ambientale e paesaggistico.